Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti nella parte finale di Resident Evil Village. Preparatevi per una serie di colpi di scena uno dopo l'altro. Per un po' controlleremo anche Chris, che con la sua squadra dovrà raggiungere il cuore dell'infezione e poi ci attende lo scontro finale per sconfiggere Miranda una volta per tutte e riuscire a liberare Rose. Ce la faremo? Buona visione! Quelli della Vodafone devo romperti le balle sempre nel momento sbagliato. Ethan, ho sentito delle esplosioni. Che cazzo è successo? Ho sistemato Heisenberg. Ora troverò Miranda e mi riprenderò Rose. Non senza di me. È troppo pericoloso. Aspettami lì, hai capito? Ethan! Oh no, che succede? Rose. Ethan! Ethan, rispondi! No, Ethan, non ci cascare! Oh, maronne, che spavento! Cosa sta succedendo? Nostra figlia è la cosa più importante, vero? Lei è tutto per me. Tu non sei mia, giusto? E anche per me. Lei dovrebbe essere madre Miranda, quindi. Senza Heisenberg, hai perso la tua guida. Che cosa pensi di fare ora? Non lo so, ma salverò Rose. Non sai mai nulla, giusto? Proprio come quando ho preso il posto di Mia. Povero Ethan. Chi sei? Dov'è Rose? Oh, maronne! Che spavento! Oddio! Cos'è sta roba? Miranda. Ora basta. Mica è brutta. Ti ricordi di Evelyn e del suo potere sulla muffa? Rose è la sua erede. No, Rose è la forma vera e completa di Evelyn. Imparerà ad avere pieno controllo della muffa. Dove è andata? E io devo avere... Oh, spavento! Ethan, lei è leggermente forte, non so se l'hai notato. Altro che non un colpo di pistola. Agitare. Rose si salverà. Il mega micete ha memoria di ogni cosa. E poi, lei rinascerà nuovamente come mia figlia. È la mia bambina, non la tua! Dove sei? Fatti vedere! Perché Rose è così speciale? È merito dei suoi genitori. Quindi lei era la vecchia, avevo ragione io allora. Speciale. Ma non hai più nulla da insegnarmi. La tua utilità come cavia è finita. Miranda! Vigliacca! Vieni fuori, affrontami! Oh! Ma che cazzo! No, 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 no! La tua morte sarà. Entrerai nella memoria del mega micetto. Scusi, posso riavere il mio cuore? Avrò cura di conservare un campione del tuo sangue. Una volta arrivata l'anima, la cerimonia sarà completa e io diventerò la sua vera madre, legate dal sangue per l'eternità. No, Ethan, ma come? Ma no! Ma... Non farmi finire il gioco così! Ho atteso così a lungo, ma adesso i miei sogni si avvereranno. Involucrono, finalmente è giunto il momento in cui potrò rivedere mia figlia. Sta tizia è anche troppo potente! Quindi il mega micete si è risvegliato in tutta la valle adesso? Capitano, le confermo che Ethan Winters è morto. Ma no, ma come, dai! Non ho recuperato il corpo, ma ho con me delle prove. Ti spiego tutto. Avvia la condivisione. Siamo stati molto avventati. Ieri abbiamo colpito Miranda mentre era trasformata, ma non l'abbiamo uccisa. Chi immaginava potesse fingersi morta? Miranda poteva avere infettato Ethan. Quindi ho portato lui e Rose con noi. Ah, ecco perché ci ha rapito. Ma il veicolo che li trasportava è stato attaccato. Quando sono arrivato, Ethan e Rose erano spariti. L'ultima volta che ho contattato Ethan, ho sentito la voce di Miranda. L'ha ammazzato. E la pagherà. Molto cara. Peraltro, perché di Ethan non si vede mai la faccia? Lo fermeremo, capo. La squadra è pronta. Quila! Che spettacolo di veicolo! Questo ci avrebbe fatto comodo, in effetti, eh? Se Chris avesse collaborato con noi, sarebbe stato tutto più semplice. Così la BSAA è già qui. Non hanno perso tempo. Il piano cambia? No, non c'è nessun cambiamento. Eliminare Miranda
e salvare Rose. Questa è la missione. Ed è vietato fallire. Buttiamoci nella mischia, gente. Proprio come ai vecchi tempi. Muoviamoci. Ricevuto. Va bene. K-9, scopri che ci fa qui la BSAA. Indaga, ok? Ok, ci penso io. Quindi io adesso sono Chris? Tanto che non combattiamo assieme, capitano. Oh mio Dio! Quando è stata l'ultima volta? Nel deserto? Facendo solo ricognizioni, sono fuori forma. Ma grazie a te, ora conosciamo il piano di Miranda. Non ci potevo credere che si fosse trasformata in mia. Prendersi 5 colpi in testa non è cosa da poco. Mi dai brividi. Ok, nel frattempo ci stiamo avvicinando al villaggio. Oh mio Dio! Il mega micete è ovunque! Guarda che roba! La BSA intanto sta cercando di atterrare. Ehi, Alfa, guardi qui. Che stanno combinando? Hanno creato una barriera? BS stanno esagerando. Wow! Oh oh! Quell'aereo sta per fare una brutta fine. C'è un bel casino lì sotto. Come raggiungiamo l'obiettivo? Innanzitutto sbarazziamoci di quella roba. Conti su di me, capo. Sbrighiamoci. Attenzione alle armi biologiche ostili. Ricevuto. Quindi mi aspetta un sacco di resistenza lungo la strada. Con un gruppo di armi biologiche. Porco cane, che spavento! Sono più di quante pensassi. Attenzione. Per mia fortuna Chris è pieno zeppo di munizioni. Aspetta un attimo. Ci stanno andando giù molto più rapidamente perché Chris è dotato di armi molto più potenti. Boni. Oila! Che spettacolo! Avessi avuto prima quella potenza di fuoco e tutti sti proiettili soprattutto. Ma vabbè. Ti piace vincere facile? Ponci ponci popò Chris. Ricevuto. Ok, piano. Vediamo di non correre troppo. Perché ci sono licantropi letteralmente dovunque. Siamo dalle parti della Luisa, è una mia impressione. BSAA, due guardie. Un gioco da ragazzi. Non sottovalutarli. Wow, cos'è stato? Buongiorno. Aspetta che do un'occhiata in giro. Abbiamo trovato un sacco di rifornimenti. Vabbè. Allora, Chris è dotato di una pistola semiautomatica dotata di silenziatore, un fucile completamente automatico dotato di silenziatore, un marcatore laser, oh, questo serve per tipo l'artiglieria dalla distanza, il lancio di missili e via dicendo, e l'autoiniettatore medico che guarisce ogni ferita. Ottimo, abbiamo trovato anche pop una cifra di proiettili, quindi possiamo vedere di proseguire. Vuol dire che stanno per attaccarci pesantemente. Che diavolo è quell'affare? Che schifo! È ovunque. Deve essere lì che si trova Miranda. Porco cane. Oila. Datti buono. Cosa faccio? Corro? Che schifo. Ok, prova a correre. Sperando che non arrivino i licantropi proprio adesso. Vai. Ecco, neanche detto. Oh no. Oh no no no, non voi. Wow. Li abbiamo battuti? No no no, l'abbiamo solo stordito. Ok, continua a sparare. E Chris ricarica. La muffa può rilasciare particelle intatte. Non toglietemi le maschere. Ok, buono a sapersi, è così che hanno contagiato il resto del villaggio. E l'arica, ricarica Chris. Oh, mi ha mancato di pochissimo. Mi ha mancato di pochissimo, per fortuna che mi stavo allontanando. Piccolo bastardo. Capo, sono io. Sono in impostazione e mi preparo a fare fuoco. Wow. Ci vorrà un momento. Ricevuto. Qui Tundra, capitano, ho lasciato dei rifornimenti in una casa. Si serva pure. Ok, perfetto, prendi tutto. Oh, per chiamarlo Ethan. Non sono più abituato a giocare con Chris. L'ultima volta che ho usato Chris era Resident Evil 6 e ancora prima su Resident Evil 5 con Sheva Alomar Maron. Ah! Che spavento! Si è attivato il visore notturno, ho fatto un salto assurdo. Gioco, avvisami, porco cane, la prossima volta. Ok, passiamo da quest'altra parte. Maronne! No, 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 no. Signori, scusate, non compro nulla. Grazie, è molto gentili. Porco cane, avessimo avuto anche noi il visore notturno. Saremmo riusciti a vedere qualcosa quando ci muovevamo nelle aree più buie. Ok, uccisi tutti. Aspetta, mi sto grattando nella vita vera. Continuiamo a procedere. Ehi! Buono, 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 buono. Era capitato furbizia. Morto, perfetto. Oh, i proiettili non finiscono più. Ne ho utilizzati una cifra. Aspetta, che mi stanno sparando con le frecce. Chris ricarica più rapidamente. Maronne, quest'arma è lenta a ricaricare. Aspetta. Aspetta, ok, cerchiamo di fare colpi alla testa se possibile. Perfetto. Oi! Basta con le frecce, porco cane. Chris, se mi usi anche l'ottica dell'arma, magari mi semplifichi un pochettino la vita. Gli ho distrutto la freccia al volo. Wow! Wow! Buono, 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 buono. Ah! Non mi metterà di qua in bocca. Oh, non finiscono più, dannazione. Aspetta. Perfetto, colpo alla testa. Porco
cane è bellissimo quando gli fai esplodere il cranio, ammetto. Ti dà una certa soddisfazione con questi bastardi. No, 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 porco cane. Aspetta, non avevo anche delle granate? Lancia granate quando vuoi, Chris, io non m'offendo. Perfetto. Ok, dunque anche abbiamo anche la pistola in caso di necessità. Bella lei, bella lei, perfetto. Passami di nuovo al fucile d'assalto. Ehi, mo basta veramente. Certo, è certo, money. Chris, granate. So che non sono infinite, ma intanto utilizziamole tanto che ci siamo, perfetto. Siete morti? More morti? Oh, e basta! E 5 secondi di pace nella mia vita, però. Sto finendo anche i proiettili. Devo darmi una mossa, credo che siano tipo infiniti. Aspetta. Se mia madre fosse qui, penserebbe di essere finita all'inferno. Non è una descrizione poi tanto sbagliata, in effetti. Oh, un attimo che sto ricaricando. Porca boia, stanno puntando da ovunque. Non riesco a far niente. Aspetta, porca boia, non le ho visti. No. Oh, Chris! Ogni tanto si blocca la... si ceppa l'arma, non so perché. Oi, basta. Perfetto, ricarica. Sì, ma non riesco ad avanzare. Ok, provo a correre al diavolo. Porco cane, non riesco proprio a passare. Eliminate anche questi, ottimo. Siamo quasi arrivati alla barricata. Oh! Giunto a destinazione. È enorme. Va bene, Lobo. Ti indico il bersaglio. Ok, vai. Veloce, veloce, che c'ho i Lican alle spalle. Spara, ciccio. Che vuol dire prenda tempo? C'è un gruppo che viene verso di lei. Oh, porca di quelli per porca! Prenda tempo tua nonna! Guarda lì, can! Aspetta, 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 corri, Chris! Aia! No, no, basta palpeggiarmi! 5 secondi che sto ricaricando! Oh, un attimo! Ma ricaricare l'arma, non mi danno abbastanza tempo? Aspetta, aspetta, buono! E che cocchio! Aia! Sì, ma sono in troppi! Ho capito che ho le armi potenti? Signori, datevi una mossa che mi sta inseguendo tutti. Veloci, veloci, veloci. Ah, ok, perfetto. Wow. Ok, l'esplosione, speravo li avessi un pochettino danneggiati. Aspetti un attimo, sto ricaricando. Aspetta, aspetta, ho trovato delle munizioni. Per fortuna, perché ho praticamente finito tutto. Un attimo, aspetta. Ok, a posto. Vorrei averli eliminati, Ethan. Veloce, veloce, prima che arrivino. Au, bastardo. Ragazzi, datemi un secondo, perfetto. Wow! Sembra che stia per crollare. Ok. Il prossimo colpo, un attimo. Sì, ma più rapidi, gente. Oh no. Oh no, 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 molto male. Decisamente poppa una cifra male. No, ragazzi, ragazzi, io qua ci muoio. Io qua ci muoio, poppa una cifra. Vabbè. Quanto ci vuole ricaricare quest'arma? Aspetta, aspetta un attimo, prendimi la bomba a mano. No, la bomba a mano, la bomba a mano, bomba a mano. Chris, sei lento come lo schifo. Aspetta. Non è un problema di quando voglio. È un problema di quando mi danno 5 secondi di pace nella mia cavolo di vita. Oh, mo basta veramente però. Ok, veloce, veloce, che sta arrivando il prossimo contingente. Ui, buoni. È fatta. C'è ancora un secondo, perfetto. Ok. Corri. Bene. Oh, ce l'abbiamo fatta finalmente. Mamma mia, vi giuro, mi era venuto un cago assurdo. Ui, sta squadra è anche troppo potente. Chris, porco cane, davvero potevamo collaborare? Sarebbe andata decisamente meglio per tutti. Ok, mi restano ancora 318 colpi, quindi dovrei averne abbastanza per poter affrontare Miranda. Io vado, voi restate dove siete. Capitano, ho confrontato la muffa del villaggio con un campione dei Baker e non c'è segno delle alterazioni del genoma presenti nella serie. Questa roba è nata qui. Ok, abbiamo 618 colpi. Ho anche diversi auto-iniettatori, casomai mi dovessi curare. Oh, della serie meglio che nulla. La pistola in questo contesto è completamente inutile. Perfetto, continuiamo a scendere. Ormai la battaglia contro Miranda è imminente. Guarda che roba. Ci stiamo avvicinando pian pianino al metamicete. Che cos'è quello? Oh no. Sembra il tizio che abbiamo affrontato lo scorso episodio, solo decisamente molto più corazzato. Perfetto. Ovviamente si sta svegliando in questo preciso istante. Io comincio a sparargli tanti saluti. Maronne, quanto si grosso. Ma vabbè. Vabbè, esagerati. Aia. Lobo, qui ce n'è uno tosto. Ho bisogno di supporto. Capo, si trova sottoterra. C'è un'apertura in alto. Usa quella. Ok, devo cercare di parare il colpo in qualche modo. E quanto sei resistente. Guarda che roba, le infezioni di metamicete letteralmente dovunque. Aspetta un secondo che ricarico. Buono, stati buono. Ok, para il colpo. Oh, qualche a schivarlo temporaneamente.
perfetto, vai così. Maronne, quanti colpi ti devo sparare io però. Oh, occhio, occhio Chris. Oh, maronne, cos'è? Ho schivato per pochissimo e mi sono caccato proprio una cifra. Te lo illumino con laser. No, questo è vero. Ok, aspetta. Dobbiamo puntarlo a sufficienza. Vai, vai. Ragazzi, ragazzi, quando avete un secondo? Ha funzionato. Perfetto. Un attimo, un attimo. Porco cane, mi ha fatto malissimo. Prenda tempo tua nonna. Chris, Chris, dog in vena. Lui sono le droghe dell'Umbrella Corporation. Non mi ricordavo che lavorasse per l'Umbrella. Mi sono perso parte della lore. Ok, aspetta. Un attimo di pazienza. Mo basta veramente però. Ok, in teoria se gli sparo sul metamicetta e gli facciamo più danni. Casino. L'ho ucciso, no, per un secondo mi ero gasato. Oi, buono, buono, buono. Maronne. Aspetta, dammi un secondo, perfetto. Oi, la la la, lero, la la la. Aspetta, ciccio, non ci capisco nulla. Aia, aspetta, l'ho sentita giusto una... No, devo ricominciare, se mi interrompe devo ricominciare. Aspetta, no, 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 non interrompermi. Non interrompermi, perfetto, fatta. Dovrò farlo una terza volta, vero? Perché mai una cavolo di gioia. Aspetti un attimo. Ma cosa? Sto ricaricando! Guarda come si è ridotto sto schifo! Aspetta, 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 aspetta! Gli passo dietro, gli passo dietro, aspetta un secondo. È morto, è morto! Ok. Vado avanti. Voi restate tutti in superficie. Ok, mi ha droppato una mazza chiodata cristallizzata. Ma adesso che non c'è Ethan, a chi la vendo io sta roba? Ho capito che c'è il New Game Plus, però... Ah no, che pirla! Noi siamo venuti dall'alto, quindi dobbiamo uscire passando per questa grotta. Ok, occhi aperti perché il metamicete è davvero ovunque. No, vabbè. Gioco, mi lasci queste armi per, la, per il New Game Plus? Mia, lei dov'è? Immagino che si sia liberata di lei. Non riesco a capire. Come faceva Miranda a sapere di Rose? Gliel'avrà detto un uccellino muffito. A questo penseremo dopo. Concentratevi sul piano. Beh, chiunque abbia creato effettivamente l'arma di Resident Evil 7. Ecco il megamicete. Quando si brutto, che faccio? Gli sparo? Sembra tipo un gigantesco cuore. Mamma mia, che schifo. Si era rifugiato sottoterra il bastardo. Chris, è la tua occasione per vendicarti, santo cielo. Distrutto il megamicete, voglio dire, dovremmo essere a posto. Squadra. Ho localizzato il megamicete. Possiamo mettere fine a questo casino. Non aspettavo altro. Sì, ma serve un bel po' di esplosivo per farlo fuori. Che fa? Ah, proprio così, con un coltello e basta. Esplosivo N2 pronto. È sufficiente per distruggere il villaggio. Esagerato. Devo saltare in aria questo posto. Prima eliminiamo Miranda. Meglio non correre rischi. Adesso vado. Ricevuto, in attesa. Capitano, Miranda avvistata nel luogo della cerimonia. Mantenetevi a distanza. Non muovetevi fino a nuovo ordine. So che ormai è troppo tardi, ma abbiamo sbagliato a non dire tutto a Ethan. Non c'era tempo. Ma nessuno si aspettava che Miranda agisse così in fretta. Lo so, ma avrebbe dovuto dirglielo. Già. Col senno di poi siamo tutti bravi, però sì, in effetti dovevamo dirglielo fin dall'inizio. Ho capito che non voleva rischiare la vita di Ethan, ma alla fine è morto comunque, poretto. Willa! Deve essere il laboratorio di Miranda. Oh mio Dio! Qua possiamo trovare forse un bel po' di informazioni. E guardate un po' cosa abbiamo qui. Il Cadu! Ciao piccolo stellino! Maronne quanto mi fai schifo. Ecco che usano per controllare le armi biologiche. Che schifo, giuro che se esci dal vaso ti picchio male male. Gli possiamo sparare? No, sarebbe troppo bello. Questo non so nemmeno cosa sia, per mia fortuna. Vediamo cos'altro c'è qua attorno. Chi cavolo è sta gente? Non mi dice molto in effetti. Devono essere probabilmente gli abitanti del villaggio su cui hanno fatto esperimenti. Aspetta, ma questo è un laboratorio professionale. Oh mio Dio, non mi dire che probabilmente lei lavorava con qualche casa farmaceutica grande. Aspetta, ma questa chi è? Che sia madre Miranda? Da quest'altra parte invece vediamo un po' cosa abbiamo. Altri ricercatori. Purtroppo non ci sono delle note. Qualcuno che stava esplorando. Forse l'hanno trovato in mezzo al ghiaccio. Beh, capita effettivamente che facendo i carotaggi nelle zone più congelate sottoterra trovino di quei virus rimasti dormienti per migliaia di anni. Cara Miranda, ti porgo le mie più sentite scuse per non averti incontrato di persona. Avrei grande piacere a visitare di nuovo il tuo affascinante villaggio, ma sono tremendamente occupato. A ogni modo, immagino che una donna immortale come te abbia ormai dimenticato il povero studente di medicina quasi morto in una strada innevata.
Non dimenticherò mai tutto ciò che ho imparato 15 anni fa durante la mia permanenza nel villaggio. La tua ricerca mi ha ispirato: poter trasformare un essere umano infettandolo con un organismo. Un'idea futuristica. Sapevo che queste conoscenze mi avrebbero permesso di realizzare la mia personale visione del futuro dell'evoluzione umana. Perfino dopo due guerre mondiali e sull'orlo di una terza, le mie convinzioni non hanno mai vacillato. Tuttavia, dopo lunghe notti trascorse a parlare con te, ho compreso che cercavamo due cose diverse. Tu volevi riportare in vita una persona morta, io volevo cambiare il mondo. I tuoi esperimenti sulla muffa non mi avrebbero aiutato nell'impresa di ottenere un'infezione esponenziale. Un virus sarebbe stato più efficace. Ecco perché, mia cara, ho dovuto lasciarti. Ancora mi pento di non averti detto addio. Perdonami se mi lascio andare ai ricordi. In realtà ho delle novità di cui parlarti. Ho trovato la chiave per l'evoluzione, il progenitore, un virus creato in Africa ed è da qua che poi inizieranno le avventure di Resident Evil 1 col virus Progenitor e tutto quello che la Umbrella poi ha fatto negli anni. Intendo fondare un'azienda con colleghi e amici dedicata alla ricerca sul virus. La chiamerò Umbrella, proprio come il simbolo nella caverna di cui abbiamo parlato. No, quindi questa è la storia delle origini dell'Umbrella. Sono un po' più vicino a realizzare la mia visione. Spero che anche tu un giorno possa raggiungere il tuo scopo. Mi hai insegnato così tanto e per questo sarò sempre in debito con te. Con affetto il tuo eterno studente, Oswell E. Spencer. Yay! Villa Spencer, Resident Evil 1. Spencer, qui. Non ci credo. Oh mio Dio. Miranda è stata il suo mentore. Ora si spiegano tutte le mostruosità che quel bastardo di Spencer ha creato poi negli anni. Oh mio Dio, vediamo un po' cos'altro abbiamo. Questa non è una foto di Evelyn? Credo che sia una foto di Evelyn di Resident Evil 7. Questa presumo che sia probabilmente Miranda da giovane, non lo so nemmeno io. E qui è quando hanno fatto probabilmente i vari esperimenti, vai a sapere. Abbiamo un altro diario. Mia cara Eva, sono passati 100 anni da quando l'influenza spagnola ti ha portato via da me. Mi sono sentita così impotente. Ma ora, grazie al potere del Mega Micete, posso riportarti in vita. Ho dovuto testare le abilità rigenerative del nuovo involucro. L'ho fatta a pezzi e poi l'ho riportata in vita grazie al calice dei giganti, tramite il quale è possibile regolare i poteri del Mega Micete. Ora devo solo fonderla col Mega Micete. La cerimonia sta per iniziare. Dopo averti perso, ero così afflitta dal dolore che ho vagato all'interno di una caverna in cui volevo lasciarmi morire, così da incontrarti nuovamente. È stato lì che per caso ho trovato il Mega Micete. Quando ho toccato quella sostanza scura, un'immensa conoscenza ha illuminato la mia mente. Il Mega Micete scompone e assorbe le coscienze di coloro che hanno perso la vita. Sapevo che la tua coscienza era lì e avrei potuto usarla per riaverti con me. Avevo solo bisogno del giusto involucro. Una volta tornata al villaggio, ho impiantato la muffa del Mega Micete negli abitanti. In questo modo potevo controllarli e fare degli esperimenti. Ho studiato centinaia di soggetti prima di trovare l'involucro perfetto. Ho perfino creato un parassita chiamato Cadeau, sperando che rendesse più facile trovare il giusto involucro. Ma i miei esperimenti non hanno dato i frutti sperati. Alcuni, come Alcina, erano quasi perfetti, ma molti di loro si sono trasformati in Lican. A un certo punto sono stata contattata da un'organizzazione che si è offerta di aiutarmi. Ho dato loro un campione di muffa e il tuo DNA. Così hanno creato Evelyn, un altro fallimento. Tuttavia, mi sono stati utili in qualche modo. È grazie a loro che ho saputo di Rose, di come lei fosse l'involucro perfetto. Ci sono stati degli intoppi, ma sono riuscita a verificare la sua idoneità. La mia ricerca adesso è completa. Eva, ho atteso così a lungo di riaverti con me. Wow, ok. Ora ho capito perché dicevano che lei stava cercando di riavere indietro sua figlia. Non parlava di Rose, ma parlava di Eva, la sua figlia naturale, deceduta oltre un secolo fa. Vediamo un po' se ci sono altre informazioni. Quindi questa probabilmente è Miranda da giovane con la bambina. Vediamo un po', è che è buio da far schifo qua dentro. Cioè, gioco, hai praticamente messo tutte le risposte in un'unica stanza perché non c'avevi voglia di darmele lungo il percorso. Quella donna ha passato oltre un secolo a fare esperimenti. Mi domando quante migliaia di persone devono essere morte sul suo, in seguito effettivamente ai suoi test. Ok, direi che abbiamo scoperto abbastanza. Non credo che ci siano altri documenti da leggere qua dentro, quindi vediamo di proseguire. Aspetta, è una cella questa, adesso mi sono accorto. Buongiorno. Oh, Mia, ti abbiamo trovata finalmente. Mani bene in vista. Amber Eyes qui, Alpha. Dove si trova Miranda? Non so che stia facendo, ma è nel luogo della cerimonia. Ok, quindi lei è quella vera? Oh, cazzo. Sei davvero tu? Per fortuna stai bene, Mia. Che ci fai qui? Mi hanno presa e mi hanno analizzata. Ehi, ha detto Mia. Mia Winters. Proprio lei. Com'è la situazione lì? C'è una guerriglia in corso, niente di che.
Non distraetevi. Seguite il piano. Vado al luogo della cerimonia. Aspetta! Non puoi lasciarmi qui! Avevi fatto una promessa! Hai detto che ci avresti protetti! Uno di due è già morto, abbiamo fatto quindi... quello che volevi! Ci siamo persino trasferiti qui! E a me andava bene. Purché rimanessimo insieme. Quindi ora dimmi... dov'è mio marito, Chris? E dov'è mia figlia? Ethan... Scusa. Tua figlia è un po' dappertutto in questi giorni, diciamo. Con lui ho fallito. Però posso salvare Rose. Oh no, che succede? Mi sa che la cerimonia è iniziata, ragazzi. Andiamo. Questo posto non è sicuro. In che senso hai fallito? È morto. Potevi usare un po' di tatto, eh? Mi spiace, Mia, ma dobbiamo andare. Dobbiamo distruggere il villaggio. No! Ti sbagli. Ho provato a tenerlo nascosto, ma... Oh mio Dio, Ethan è uno zombie per davvero. Tu non puoi capire quanto lui sia speciale. Oddio, siamo ritornati nel corpo di Ethan? È ancora vivo? Come può essere ancora vivo? Ethan, tutto bene? Ah, ma che succede? Gli è ricresciuta la mano, cioè le due dita. C'è qualcuno? Buongiorno, salve. Che freddo. Come sono finito qui? Cristo si cela. Mi sa che siamo finiti nell'aldilà a sto punto. Merda, il mio corpo. Sei proprio stupido. E questa chi è adesso? Evelyn, che ci fai qui? Oddio, siamo nella rete del micelio. Sei morta. E quindi la nostra coscienza è stata caricata morta. Nella rete. Cioè, Miranda, lei... No, devo ancora salvare Rose. Ti sbagli? Non è stata Miranda. Tu sei morto da tempo. Che stai dicendo? Posso ancora... Aspetta, quando è che sarebbe morto? Vedi? Miranda non ti ha ucciso. Non dirmi che ti sembrava normale. No, per niente, sto tizio era praticamente immortale. Tutte quelle terribili ferite. Ricorda. La casa dei Baker? In effetti lo hanno pestato a morte e trucidato più e più volte? 3 anni fa. La casa dei Baker. Oddio, è qui che è morto? Tu sei stato ucciso da Jack. E la muffa lo ha riportato in vita? Sei morto lì, 3 anni fa. È impossibile. Non ci credo. Non dovresti neanche reggerti in piedi. Non confondermi, basta. Non dovresti stare in piedi. Sei fastidiota da far schifo, Evelyn, in effetti, eh? Che cosa sono, allora? Aspetta un attimo, forse tramite il fungo possiamo rigenerare il nostro cuore? Voglio dire, i Baker rigeneravano intere parti del corpo. Oh no, mi sa che è troppo tardi. Forse il fungo nel nostro caso non agisce in questo modo. In effetti la mano non ci è mai ricresciuta. Tutto il tuo corpo è fatto di muffa. Ma che schifo, Ethan, dai. Non vedrai mai più la tua famiglia ormai. Ma che sei bastarda però, eh. Famiglia. Famiglia. No. Rose. Io devo salvare mia figlia. Tu sei già morto. Morto? Quindi praticamente mia moglie è necrofila. No! I dettagli quelli brutti che non vorresti scoprire. Devo...
dal mare. Rose! No, non andare verso la luce, Ethan! No, la luce no! Dove siamo finiti? Questo è il carretto del Duca! Vedo la carne appesa, tutta marcia, che schifo! Duca, un frigorifero se lo compri! Sei sveglio finalmente! Dove mi trovo? Sulla mia carrozza! Stavi avendo un incubo! All'anima dell'incubo! Duca! La tua battaglia con Heisenberg è stata fenomenale! E poi è apparsa Miranda in persona! Da quant'è che sono svenuto? Non manca molto all'alba. Duca, mi serve un favore. Portami da Miranda. Mi aspettavo lo chiedessi e siamo già in viaggio. Arriveremo a breve. Grazie. Ma Ethan, ne sei proprio certo? Il tuo corpo, beh, cade a pezzi. E provi a lei essere fatto di muffa, scusi, Sì. Che domanda sciocca. A proposito di domande sciocche, chi o cosa sei tu? Anche per me è arduo rispondere. Ah, non lo sa nemmeno lui. Ammetto, ero curioso in effetti. Siamo giunti. Ti sono debitore. Signor Winters, temo che non potrai più fare ritorno alla vita di prima. Sei pronto? Beh, non ho altra scelta. O salvo mia figlia o sono morto comunque a sto punto. Sì, devo esserlo. Oh, ci ha portato direttamente all'altare. Non mentiva. Devo muovermi. Oh mio Dio. La muffa è letteralmente dovunque. Signore, avrò bisogno dei suoi servigi ancora una volta. Allora, vediamo di vendere il cuore meccanico, la massa chiodata, che cioè tecnicamente l'ha fatto fuori Chris, ma vabbè, dettagli. E l'Heisenberg cristallizzato, perfetto. Posso vendere anche il sigaro? Ottimo. 178.000 lei. Oh, l'unione tra la vita e le macchine. Vi sento scorrere l'essenza di Lord Heisenberg. Guardi, sono contento per lei, non ci faccia cosacce cortesemente. Allora, vediamo un po' se possiamo potenziare. Eh sì, abbiamo sbloccato tutti gli slot, ma mi farei fuori praticamente tutto il denaro accumulato. Con tutto questo trambusto ho perso un intero territorio dove poter fare affari. Guardi, mi dispiace, non è colpa mia. Dipendessi da me, non lo so, le farei anche un rimborso. Una scelta interessante. Eh sì, devo comprare munizioni a profusione, ciccio, fai te. Avrò bisogno anche di droghe. Aspetta, aspetta, possiamo comprare la canna lunga per la nostra pistola, che aumenta di molto la potenza di fuoco per ben 56.000 monetine. Ui là, che spettacolo, anche se vabbè, non è che userò tanto la pistola contro Miranda, immagino. Ammetto, mi dispiace tantissimo per il povero Ethan. No. Corri dai piedi. No, 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 continua a correre. Continua a correre, non ti girare nemmeno. Oh, adesso ho accelerato il passo. E basta. Non combatto contro nessuno. Grazie, non compro nulla. Boni, date buoni. Corri Ethan, corri, 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 vai. Interagisci, rapido. Scusate, niente tentacoli, per favore. Piccola Eva. Maronne, che succede qua dentro? La splendida figlia Eva. Sei proprio tu. Oh, quanto mi sei mancata. Cosa? Cos'è successo? A me sembra Rose quella. Signora, non ha avuto fortuna, mi sa. I poteri mi abbandonano. Rose! Ethan? La signora è un attimino incazzata, non è il momento giusto, mi sa, eh? Miranda! Interessante. Il tuo corpo è davvero anomalo. Ah, tutto qua! Restituiscimi, Rose! Adesso! Vedrai! Quando ti avrò finalmente ucciso! Prendi wow! Ancora! Bravo, Chris! E gli ha sparato in testa, ma non so quanto servirà. Wow! Molla, 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 bastarda! Ho trascorso un'eternità preparando questo momento. E adesso lo vuoi distruggere così? Signora, per favore, non si trasformi in qualcosa di schifoso! Ciò che mi è dovuto. Oh, no! Tutti i miei desideri verranno esauditi! No! Rose! È mio! Ma perché non ti rubi la figlia di qualcun altro? Ma proprio la mia? Oh, maronne. Oh, che schifo. Oh, che schifo. Sei stato utile al tuo scopo, Winters. Ti
sei sbarazzato dei miei figli fasoli e hai risvegliato il glorioso Megan. Su, via, non preoccuparti per la piccola Rose. Ti posso assicurare che ci penserò io a renderla davvero felice. Immagino! Quale bambina non vorrebbe avere la mamma Transformer? E per sé. Non ti lascerò scappare. Prendi questo. Sai bene cos'è l'amore per una figlia, non è vero? Perché vuoi privarmene? Oh, che fai? Che cazzo non vuoi capire? Che Rosa è mia figlia! No, au. Tua! Questa è la tua figlia. Porco cane, signora, stia ferma in un punto e si faccia uccidere. Cortesemente, sia gentile. Adesso basta giocare. Io non sto giocando, scusi, io sto cercando di sopravvivere. Au! Ok, questo non è molto sopravvivere. Ethan, vai di liquidume, ottimo. Non mi fermerai. Guardi, mi permetto di dissentire, santo cielo. Porta la tua ora, crepa. Corri, Ethan, la giuppa. Aspetta un attimo, ora che ci penso. Se non faccio boiate, abbiamo 3 colpi per il revolver. Il problema è che devo fare attenzione a non far... Boiate! Aspetta. Buona! Atti buona! Non stai ferma, ok? Non essere umano sopravvivere senza cuore. Non sarai forse uno di noi. Il Mega Micete mi ha salvato dalla completa disperazione. Mi ha fatto dono di un potere immenso e grandioso! Come no? Ti ha solo fatto uscire di testa! Ok, su questo devo dargli ragione. No! Credo mi abbia parato il colpo, dannazione. Occhio. Occhio, aspetta. Ok, posso anche parare comunque buona parte di danni. Dove è andata? Signora, venga a giocare con noi. Porco cane, è troppo lento sto boia di fucile. Beh, lo abbiamo potenziato. Ok, vediamo se riesco a colpirla con i proiettili. Oh, quelli esplosivi. Posso assumere qualunque forma. Uccello, bestia, stella. Una gnocca no però, Si è offesa giusto un attimino, ma ha fatto male. Buona, un attimo, porco cane. Tutti muoiono prima o poi. A me non resta molto. E basta, signora. Che due maroni. Sta facendo? Che sta evocando? Wow. L'ho uccisa? L'ho uccisa? No, mi sa di no. Direi di no. Direi molto proprio. Oh no, che fa? Che fa? No, signora, che fa? Dove è andata? Signora? La vedo, Aspetta, è lì. Ora, Winters, lascia pure tutto nelle mie mani. Ti aspetta un riposo eterno. Col cazzo! Muori. Ok, fin qua tutto bene. Ricarica, Ethan. Devo solo capire da dove attacca. Aspetta, la vedo. Io mi riprenderò mia figlia. Con i poteri di Rose del Mega Micete, mia figlia potrà finalmente ritornare in vita. Maronne. Ho aspettato 100 anni. Un secolo intero. Oh. Solo per questo giorno. Contento per lei, però scusi, ma rapisca le figlie altrui, è proprio la mia. Perché ancora non... dovrebbe averlo capito che sono un attimino resistente, non so se ha notato. Porro fine alla tua vita. Guardi, se aspetta un paio di minuti probabilmente muoio per cause naturali. Perché ti intrometti? Perché hai così bisogno di Rose se tanto stai per morire? Perché è mia figlia, maledetta psicopatica! Quanta energia, sei disgustoso. Buona maronne, devo dire che con le animazioni ho fatto un lavoro veramente eccezionale. Ehi, buona. Ok, aspetta, allontanati. Ethan, siamo bloccati male, porco cane. Sei ancora in piedi. No, perché tu sei ancora in piedi? Ti ho sparato 826 volte. Donna, che cocchio. Gli abitanti del villaggio e i miei 4 figli non sono riusciti in alcun modo ad alleviare la mia infinita solitudine. E se il problema fossi tu, Miranda? Non sei capace di amare davvero. Che fa? Ma no. È giunta la tua figlia, Ethan Winters. E cosa tagli, Ethan, porco cane? Per essere certa di non vederti mai, ti darò in pasto al mio amici. Ogni singola certa. Ok, l'ho presa, dannazione, l'ho presa. Il problema è che sono in fin di vita. Muorici, maledetta. Morici! Ethan, possiamo entrare nel menu? Perché sei tipo messo male. Vorrei curarti un attimino. Perfetto, scusi signora, mi dia un attimo di tempo. Morici, maledetta. Ce l'ho fatta. Dimmi che è morta la bastarda, non la sopporto più. Signora, è stata giusto un attimino resistente. Heisenberg aveva ragione. Guardi, non si preoccupi, la sta per incontrare, signora. Oh mio Dio.
Beh, se è vero che sono tutti nella rete del fungo, chiamiamola così per adesso. Oh, alleluia. Alleluia. Mamma mia, ragazzi. Oh, vi giuro, temevo di non farcela. La bambina era dentro di lei? Oh, assolutamente normale. Rose, papà è qua, sta morendo, ma papà è qua, piccolina. Va tutto bene, Rose. Tutto bene. Ma no, ma povero Ethan, che vita sfigata, però. Oh no. Oh no, si sta disgregando. Non c'è più niente da fare per lui. Ma perché non gli inquadrate la faccia a quest'uomo? Ethan! Ethan! E arrivi un po' tardi, Chris. Forza, Ethan. Forza, Ethan, alzati. E quello che cos'è? Chris. Ethan. Ce l'hai fatta. È finita. Credo che sia finita per entrambi. Ethan. Andiamo, presto. Signori, dovete distruggere il cuore. Molto rapidamente. Sì, ma dove lo porti lui? È praticamente morto. Si sta disgregando. Oddio, guardalo quanto è grosso. Ovviamente può volare. Chissà perché non mi stupisco. Sì, ma a questa velocità, ragazzi, non ce la farete mai. Non ti fermare, Ethan. C'è una bomba lì dentro che raderà al suolo l'intero villaggio. Ehi, guardami. Quando esploderà, non possiamo essere qui. Cazzo. Mia ti sta aspettando. Lei è viva, capisci? È viva. Mia. Mi dispiace. Ti amo. Occupati di Rose. Ehi, ehi. Ehi. Oh no, lui si sacrifica. Farà lui detonare la bomba. Glielo dirai di persona. Coraggio, un ultimo sforzo. Ma se non si regge nemmeno in piedi? Vada lei. Deve essere forte. Wow. Occhio, ragazzi. Merda. Ma guarda un po' che fortuna. Il micelio li ha divisi. Così adesso non si può più ritirare indietro. Addio, Rosemary. Ma no. Ma come faremo senza Ethan adesso? Mi ero affezionato a lui. Anche se non ho giocato a Resident Evil 7, dannazione. Ma fatemi vedere il volto di sto povero Cristo. Ecco la bomba, la vedo che lampeggia. Ok, dobbiamo aspettare tuttavia che Chris si allontani a sufficienza con la bambina. Non possiamo farla detonare troppo presto. Oh, Ethan, saresti dovuto essere morto un sacco di tempo fa e un sacco di volte. Ti è stato dato giusto il tempo per riuscire a salvare tua figlia, e più di quanto uno potrebbe aver mai voluto. Addio, bastardo schifoso. Rose. Oh, meno male, meno male. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, ragazzi. Vai, vai, decolla subito. Ok, la sua squadra è tutta viva, a quanto pare. Veloci, veloci. Aspetta, dov'è Ethan? Purtroppo Ethan non ce l'ha fatta, ma come fai a dirglielo? Fai in fretta, ce ne dobbiamo andare. No, non possiamo andare, non senza mio marito. Mia, siediti e metti la cintura. Non prima di avermi detto dove si trova Ethan. Lui non ci avrebbe mai abbandonata. Ora dimmi, che cosa è successo? Dove... Wow! Oddio, non mi dire che precipita l'aereo. Ok, se siamo fortunati dovremmo aver distrutto tutto. Cos'è stato? Ti avevo detto di sederti. No. Lui dov'è? Chris. Che cosa gli hai fatto? È morto. Ci ho provato. È rimasto lì per aiutarci a fuggire. Mi dispiace. Capitano, venga qui a vedere. Oddio, cos'è successo adesso? La DSA non ha mandato soldati. È un'arma biologica. Cosa pensavano di fare? E questi chi sono adesso? Ci sono ordini? Recupera la squadra. Si va alla base della DSAA Europa.
Perché sto cavolo di mondo, appena risolvi una crisi, scopri che ne sono nate almeno altre 10 nel frattempo? Che mondo di M, ragazzi. Cioè, oh, mi spiace per voi. Ma soprattutto mi spiace per il povero Ethan. Ma come, avanti? Ma no, non me lo puoi far finire così. Aspetta, ci deve essere sicuramente qualcosa dopo i classici titoli di coda. E qualcun altro sta leggendo la storia nel frattempo? Aspetta, quello era l'anello che aveva Mia al dito. Lo riconosco lontano, un chilometro. Oh mio Dio! Non mi dire che questa è Rosemary cresciuta! Saranno passati almeno 18 anni. Toccare la luna. Non si può fare, è troppo lontana. Nemmeno con un razzo spaziale. In quel caso sì, ma sarebbe molto, molto fredda. Questo è vero, brava bambina in effetti. Beh, in un modo o nell'altro, questo vuol dire che Chris comunque è riuscito a fermare qualunque pericolo minacciasse il pianeta. Beh, perché siamo onesti, l'Umbrella era solo la punta dell'iceberg, eh. Sono state molte in effetti le società che si sono buttate a creare delle armi biologiche. Hanno fatto una tomba per Ethan, poverino, anche se il corpo non poteva essere recuperato. Buon compleanno. No, ma povera, dai. Ma perché mi commuovo sempre? Scusa per la settimana scorsa. Ho molti test da fare. Lo sai, è così. E quelli... Oh mio Dio, il governo ci sta seguendo? Quando parli del diavolo. Devo andare. Ti voglio bene. Beh, tecnicamente lei il padre non è mai riuscita ad incontrarlo, era troppo piccola. Beh, Ethan è ancora nella rete comunque. Sì, l'ho trovata. Dove se no? Soprattutto oggi. Abbiamo un problema. Ci servi. Evelyn. Come Evelyn? Uy! Non ti azzardare a chiamarmi così. Ehi, era solo una battuta, Rosa. So fare cose che nemmeno Chris è in grado di immaginare. Signore, non faccia incazzare la bambina. Sta fermo. È tutto a posto. È solo una ragazza. Oh no, non è solo una ragazza. Complimenti per la calma, Rosa. Gli somigli molto, sai? Lo so. Chissà, forse in futuro, nei prossimi Resident Evil, incontreremo di nuovo Rose. Ammetto, ragazzuoli, bella trama. Io di solito Resident Evil lo prendevo un po' in giro perché le trame erano tanto campate in aria. Ok, ci sono le solite forzature di trama, non dico di no. Tuttavia, devo dire che è stato un gioco veramente molto piacevole e mi è piaciuto proprio un sacco. Aspetta un attimo, perché la macchina si è fermata laggiù? Avete visto? Sembrava come se stesse aspettando la persona che si trovava dall'altra parte che stava arrivando. Però sì, signori, contro ogni aspettativa e dopo tantissimi anni sono riuscito a completare un nuovo Resident Evil che, ribadisco, mi è piaciuto davvero un sacco. Ammetto, mi piace la nuova piega che stanno prendendo questi Resident Evil. Avevo storto il naso con il 7 anche se non ci ho mai giocato. Mi sembrava strano che fosse diventato un gioco in prima persona. Devo dire che l'ho gradito parecchio, soprattutto dopo aver giocato millenni fa Resident Evil 6 che... Maronne che gioco! Cioè, non in senso positivo, Era un po', a mio avviso, poi de gustibus, un po' una boiata, trama che non stava né in cielo né in terra, personaggi buttati là. Vabbè, è un gioco per PS3 che consiglio casomai di fare in co-op. Se ve lo trovate, magari provateci. Quindi, nei commenti, signori, fatemi sapere cosa ne pensate. Ammetto, sto pensando magari di portare anche gli altri Resident Evil di ultima generazione, quindi prima o poi sì, anche il 7, magari. Volevo provare a fare anche i remaster lì di reboot che hanno fatto, quindi Resident Evil 2, Resident Evil 3. Vediamo, adesso se li trovo anche in sconto e magari se vi piacerà seguirli anche a voi. Quindi ragazzi, nei commenti fatemi vedere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace se anche voi vi siete divertiti e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!